To do the mambo like crazy and then mambo don't want it down. L'idea che questo sogno possa aver fine mi fa sentire male. E mambo italiano trying to chill out. Non mi fermano manco se mi sparano. E compa, I love how you dance. Allora ci siamo. Adesso ci cambiamo e poi abbiamo un altro ballo per voi, eh. Go, go, shake like a Giovanna. Che se dice get a happy in the pizza when ya mambo mambo italiano e mambo Raimondo Totaro ripescati arrivano in finale. Avete trovato tempo per noi. Ciao. Grazie. Come va? Come bene, state? Bene, stiamo bene, io sempre più distrutta. Siete, mi sono resa conto che ho 38 anni qui. Senti un poverina. Po'. Allora, intanto la caviglia come va? La caviglia è fasciata, ballerò fasciata, non si può far altro. Brava, brava, perché no. Tutti e due, prima uno e poi l'altra, eh? È stato un bel romanzo. Un bel romanzo. Sì, ma io sento Mariotto che commenta. Mariotto. Sì. Come diceva mia bisnonna. Sta per darsi fuoco. È stato un bel romanzo, speriamo a lieto fine. È iniziato con Raimondo con l'appendicite, poi è andata sulla caviglia, però noi abbiamo sempre ballato, a parte una piccola fase in cui ci siamo ritirati, questo per forza. Vero maestro. Ah, Mariotto. Allora vediamo che cosa è successo sabato scorso, dai, insieme, guarda. Ivo Zazzaroni, 10. Fabio Canino, 10. Carolyn Smith, 10. Silva Gelucarelli, 9. Guillermo Mariotto, 8. Perun Totality, 47 punti. Allora, bellissimi voti, voti anche molto alti, Elisa. Diciamo che siete stati una rivelazione quest'anno, al di là di tutto, degli ospedali su e giù, dell'appendicite di Raimondo, della tua caviglia, però comunque siete andati molto molto bene, eh? Siamo andati bene, sono felicissima di questo, poi faccio parlare il mio maestro perché è lui che insegna ballo. Io non pensavo, io pensavo di essere un manico di scopa, a dire la verità, perché sai bene... E sanno tutti che non avevo la percezione appunto né del corpo né del ballo, però devo dire che ballando è magico e quindi è stata una bellissima esperienza e lo è. Mariotto, basta con questi mugugni. Ecco, allora, una coppia che ha funzionato, Ivan. Sì. Sì, è funzionato anche se è mancata per un paio di... Allora, Isoardi, te l'ho detto prima, è quella che può sconvolgere il podio. Può sconvolgere il podio, sì. Nel senso che io vedo Gini in finale e vedo Conticini e Rocca e Isoardi sullo stesso piano, però lei è anche molto popolare, per cui conoscendo Raimondo, che le lunghe le fa ballare alla grande, tutte quelle alte oltre il 1,80 riesce a farle ballare alla grande, sono convinto che vada in finale. Cioè, finale a due, secondo me, è Isoardi Rocca. È chiaro, mettono a una donna alta, perché Elisa sì, è no, ma infatti, una bellissima però, ragazza ripeto, alta, mettono un ballerino alto. L'ultimo ballo sua, mi ha sorpreso, no? Mi ha sorpreso, la pensavo più in difficoltà. Invece giocava molto anche sulla caviglia. Potrebbero vincere, Monica? Assolutamente sì, e ti dico la verità, io non la pensavo, non l'ho pensata fin dall'inizio in difficoltà, perché lei si percepisce, dice molto severamente di se stessa, mi sento un manico di scopa, assolutamente no, lei è stata fin dall'inizio agile, sciolta,
viva, presente e soprattutto lei è una secchiona, è una che studia e anche nei momenti in cui non ce la faceva con la sua caviglia, io la seguivo nelle storie di Instagram, lei non ha mai mollato. Anche perché quando uno sta male, ragazzi, questo deve andare avanti, perché è molto molto brava. Quando uno sta male, Marco, cioè fisicamente, cioè Raimondo è praticamente arrivato una settimana dopo che si è operato a fare le prove, arrivava... cioè dolorante ce l'hanno fatta, in onda, vedi? Però ce l'ha fatta, però Elisa uguale, cioè mai, comunque anche fisicamente bisogna sempre ricordarsi che il corpo comunque ha bisogno, no, di riposo, di cosa loro, la testa a volte comanda sul corpo, Marco. Esatto. Loro secondo me sono i veri favoriti per questa finale, hanno passato di tutto, hanno fatto vedere che erano in grado di andare oltre qualsiasi cosa, il pubblico l'ha capito, gli è stato vicino sin dall'inizio e secondo me domani il pubblico, Elisa e Raimondo vinceranno questo programma. Raimondo, che te allora. Ridi, che te ridi, no, sai che ridiamo, adesso svegliamo l'arcano. Mostra le mani, Raimondo. Ogni volta, esatto, che dice i favoriti. Ogni volta che dite favoriti, lui fa gestacci sotto. Esatto, lo conosco. Vabbè, hanno tutte le carte. Lo conosco bene. Per poter vincere, assolutamente. Volevo solo aggiungere una cosa, Eleonora. Non è in chiusura, dimmi. Volevo solo aggiungere che Elisa ha tirato fuori, secondo me, anche un lato che magari non conoscevamo. Cioè è riuscita a trasmettere anche una sua sensualità, un modo sexy anche, no? Ma elegante, sempre molto elegante. E questo è un lato che almeno io l'ho sempre vista come una bravissima conduttrice. Quindi questo, anche questo, ragazzi, non è facile, oltre a poi imparare tutti i passi e essere migliori tecnicamente. Bravi, avete tutte le carte in regola, mi raccomando. Vai Raimondo, fai gli scongiuri. Allora, ragazzi, avete fatto prove? Tutto a posto? Sì, prove, vi sentite tranquilli, sicuri? Siamo pronti? No. No. Andiamo d'accordo. Andiamo d'accordo come sempre. Fratella, abbiamo certo, bisogno comunque di tutti voi, quindi grazie per gli incoraggiamenti. Forza ragazzi, mi raccomando, anche perché Francesco sono tra i papabili vincitori, no? Di nuovo. Fai così, Raimondo. Sì, sono tra i papabili vincitori, ma mi piace anche quello che ho appena sentito. Andiamo d'accordo sempre. Raimondo, Raimondo, guardami. Raimondo. Guarda, guarda. Dici qualcosa in più. Cosa non t'ho sentito perché fanno un caos qua. Ma lui senti che fa dei mugugni. Non t'ho capito, Francesco. Se mi piace. Francesco. Io ho chiesto a Raimondo sulla frase andiamo d'accordo sempre. Ti sentiamo. Io ti sento. Sulla frase andiamo d'accordo sempre, io vorrei sapere qualcosa in più magari da Raimondo, no? Da gossiparo devo avere la possibilità di scrivere qualcosa, quindi aspettiamo domenica magari. La verità è che ti fa male. Ci becchiamo parecchio in salsa. E litighiamo spesso. L'amore non è bello se non è litigarello. Ecco. Ciao ragazzi, appunto. In bocca al lupo. Andiamo alla notizia. Bravi. Grazie davvero.